Buonasera, ben ritrovati come tutti i lunedì sera con Dilettanti per Dire, puntata molto ricca, tantissime immagini. Andiamo a vedere chi è con noi in questa prima parte dedicata alla Serie D e all'eccellenza, il vice allenatore del Baveno Giuseppe Cane. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti. Buonasera. E il portierone del Verbania Filippo Beltrami. Ciao Filippo. Nome e cognome importante in questo territorio. Mancava il Maria e poi avresti avuto un avo di un certo livello storico nel nostro territorio. Vabbè, battute a parte, sei stato decisivo ieri. Quanto è stata importante questa vittoria, Filippo? È stata molto importante, ci siamo preparati bene fin da tutta la settimana, ci siamo allenati molto forte. Sapevamo che era una partita molto importante, fortunatamente si è riusciti a vincerla, è andata bene così, sono contento, dai. Domanda secca per tutte e due. La prima che faccio a te, poi la faccio invece a Beppe, sul Baveno è questa. Quanto è stato difficile o invece facile essere l'unico superstite della scorsa stagione? Ma difficile non è stato difficile, comunque io ero determinato a rimanere qua perché mi piaceva la piazza, Verbania è una piazza importante. Avevo un grande allenatore che è Fassoli, che sono rimasto principalmente per lui e quindi non è stato difficile. È stato difficile per altri motivi, per l'iscrizione e tutto, però io ci ho sempre creduto e alla fine si è riusciti a farcela, e meno male. Beppe, la sconfitta di ieri allontana definitivamente il sogno playoff, anzi non il sogno, l'obiettivo, perché Ranchini 2 settimane fa ha detto no, noi vogliamo i playoff. È una battuta d'arresto che ci può stare o comunque pregiudica? Ma se alla fine di gennaio dobbiamo dire che abbandoniamo l'obiettivo di centrare i playoff, vuol dire che almeno sotto l'aspetto psicologico sbagliamo. È una brutta battuta d'arresto perché è contro un avversario con il quale noi speravamo di fare punti. Purtroppo non ci siamo riusciti e dobbiamo cercare di andare a prendere questi punti su campi meno semplici, anche se in eccellenza quest'anno per noi campi semplici non me ne ricordo. È un peccato soprattutto essere arrivati lì a quella partita così importante, con una formazione altamente rimaneggiata. Dal mercato però ha fatto poco il Baveno, no? Da mercato inteso come acquisti, ma io penso che col mercato invernale, chiamiamolo così, ci siamo messi a posto. Era già una buona squadra Bavino e quindi aveva bisogno probabilmente di qualche ritocco e la società ha ascoltato un po' le richieste dello staff tecnico. Però Adesso pensandoci sempre, siamo 12 o 13. Questo è il mantra che ripete. quello è vero, però si gioca in 11, quindi due devono già andare in panchina. E no, c'ha ragione mister, però non bisogna sempre. Bisogna guardare anche il lato positivo. Per me negli 11-12-13, direi anche 14, siamo un'ottima squadra. Dobbiamo solo cercare di riuscire, sperare di avere un po' di buona sorte e riuscire ad andare in campo con quegli 11, magari anche 2 o 3 volte consecutivamente, cosa che invece quest'anno non ci riesce, vuoi per una squalifica, vuoi perché c'è un infortunio, vuoi perché dobbiamo fare a meno di qualcuno e questo non ci è mai riuscito. E limita un pochettino la crescita della squadra come rendimento generale questo. Filippo, quanti sassolini ti sei tolto? Perché diceva anche il tuo detto stampo che qui con noi, magari qualche ospite in passato ha detto che al Verbania serviva la colonna importante formata da portiere, difensore centrale, centrocampista e punta. Ti sei sentito in discussione, adesso che sei decisivo, qualche sassolino te lo togli? Ah sì, Sassolini io tra virgolette penso sempre a fare bene per me e per la squadra, poi la gente può pensare quello che vuole, questo è uno sport dove possono parlare tutti e a noi c'è il campo per smentire le parole, quindi bene. Bravo, questa risposta mi è molto piaciuta. Andiamo a sentire l'angolo di Luca Spriano che analizza un po' la situazione in Serie D, anche del Varese che non vince più e con diversi problemi societari, dimissioni del presidente, insomma non sono giorni facili a Varese. Vediamo l'angolo di Luca Spriano. Buonasera, ben ritrovati. Rieccoci a parlare di Serie D, quarta giornata di ritorno e situazione molto molto equilibrata al vertice dove sono diverse le squadre che stentano. Tra le prime, in questo weekend ha vinto soltanto il Chieri in anticipo contro il Legnano. Per il resto, la capolista Caronnese è stata raggiunta al 94esimo sul campo della Folgore Caratese. Ha pareggiato anche il Cuneo in casa con l'Oltrepò Voghera e il Varese non è andato oltre lo 0-0 sul terreno del Borgosese
Varese ha peraltro imbattuto in casa. Varese che ha conquistato questo pareggio dopo una settimana a dir poco burrascosa, culminata nelle fragorose e clamorose dimissioni del presidente Ciavarrella, che ha poi acceso i riflettori su una situazione economica della club molto molto difficile. Il vicepresidente Taddeo e il direttore generale Paolo Basile però ieri prima della partita hanno rassicurato la squadra. Staremo a vedere nei prossimi giorni quali saranno le evoluzioni. Varese che comunque, complice appunto la bassa quota al vertice, rimane in lizza per provare a vincere il campionato. Nella zona bassa della classifica, vittoria pesantissima della Verbania nello scontro diretto contro la Pro Settimo 2-1, un successo dal mio punto di vista molto importante sia nella sostanza che nella forma. Nella sostanza perché regala tre punti davvero pesanti, nella forma perché è stato ottenuto in rimonta, quindi in una situazione difficile. Il Verbania ha saputo reagire quando la salita sembrava davvero impossibile. Vincere partite di questo tipo in questo modo può dare una spinta in più. Il Verbania aveva davvero bisogno di questa vittoria, non vinceva da 60 giorni. Per quanto riguarda il Gozzano, il Gozzano si sta scoprendo in questo girone di ritorno solido, pratico, cinico, ha battuto il Casale nell'anticipo, è la quarta vittoria consecutiva. Se non avesse perso terreno durante il girone d'andata, a questo punto, complice la bassa quota al vertice di cui parlavo prima, avrebbe anche potuto sognare chissà che cosa. Però indietro non si può tornare, bisogna vivere il presente, un buon presente, dicevamo quattro successi consecutivi, un presente possibilmente da prolungare. Luca, abbiamo sentito l'analisi di Luca, io faccio solo una riflessione, poi la condivido con voi. Credo che le difficoltà siano conclamate, poi speriamo che per i tifosi del Varese la situazione venga risolta, però alla luce anche della ripartenza che c'è stata 2 anni fa, ripartenza dall'eccellenza, se al primo anno di Serie D ci sono dei problemi, probabilmente diventa difficile fare calcio a certi livelli a Varese. Io penso così, perché se una società fallisce 3 volte in 15 anni, evidentemente, ripeto, qualche problemino per fare calcio ad alti livelli c'è. Questo è il mio pensiero, Beppe e Filippo. Ma in generale, senza entrare nello specifico. Senza entrare nello specifico, perché è impossibile, non ho elementi di giudizio. Probabilmente in piazze così importanti, dove in poco tempo fa si aspirava ad andare in Serie A, si è fatto una Serie B per vincere, anche chi riparte si porta dietro per un po' di anni il fardello di essere il Varese. E probabilmente c'è la necessità invece di resettare tutto e di partire con la consapevolezza di quelle che sono le forze della società al momento che si resetta tutto, rivedere costi e obiettivi e dare un po' di continuità, sperando che prima o dopo in una piazza così ampia, così grande, possano arrivare le risorse utili e necessarie per fare i giusti salti di categoria. Filippo? Sì, secondo me Varese è una piazza molto importante. Purtroppo far calcio lì non è facile, sappiamo che per fare una Serie D fatta bene ci vogliono tanti soldi, quindi non è facile. Allora Beppe, sbaglio se dico che un giocatore che va a giocare a Varese pretende economicamente un trattamento diverso rispetto a se dovesse andare o alla Caratese o alla Caronese, cioè altre società importanti, però se tu vai a Varese magari dici ok, vado a Varese, il mio 2... valgo 2, chiedo 3 e prendo 3. Cioè c'è una differenza anche di budget, non solo il budget che ti portano gli sponsor o il pubblico, ma anche di richieste e di valore di mercato per i giocatori che arrivano? Sì, io penso di sì. Penso di sì, perché la piazza è portata ad offrire o a darti una prospettiva di campionato di vertice, quindi va a cercare anche certi giocatori che hanno un prezzo e un costo, poi ci sono i procuratori che lavorano. Sì, però il procuratore probabilmente, ripeto, va a Varese, chiede 5, se quel giocatore andasse a Verbania, a Pinerolo, ma anche a Caronno, a posto che 5 chiede 3. Ma io te lo dico io. Può darsi, può anche essere così, potrebbe anche essere un'arma da gestire in maniera diversa. Vieni Varese, una grande piazza, c'è una bella visibilità, se fai bene qua se ne accorgono, prendi un po' meno quest'anno, vai a prendere un po' di più da un'altra parte. Lì dipende come lo gestiscono a livello societario. Il grosso problema è questo. Cioè non si può più partire in qualsiasi ambito sportivo, che sia calcio, basket, tennis, tennis tavolo, quello che vuoi,
A inizio stagione hai 10, spendi per 8, perché si sa che magari qualche sponsor non entra, non paga. Non si può partire e fare una stagione dicendo ok, abbiamo 10, spendiamo 25 perché tanto nel corso dell'anno quindi ci ritroviamo. Cioè sono finiti quei tempi, ecco perché poi succedono i patatrack a livello generale, ripeto, non specifico, perché poi cioè, questa è la verità. Sì, è molto semplice, eh. Si vede un pochettino al di là del contesto calcistico, quello che alimenta il contesto calcistico è il mondo dell'imprenditoria e noi viviamo un momento di recessione, quindi l'ottimismo sotto quell'aspetto io non bisogna essere realisti, non ottimisti, bisogna essere realisti e onesti, perché si ha a che fare con famiglie e, certo, e Filippo un pochettino l'ha vissuta sulle sue spalle, no, questa situazione lo scorso anno, cioè quando si gioca con la vita degli altri, probabilmente un pochettino di attenzione andrebbe usata. Sei d'accordo, Filippo? Immagino sì, di sì. Decisamente. Dunque, vediamo, torniamo al calcio giocato, perché ci vediamo la classifica, poi cominciamo con le interviste relative alla vittoria del Verbania. La classifica di Serie D, che sia in vetta che in coda, è davvero ingarbugliatissima. È un campionato particolare, magari negli altri anni c'erano due squadre che erano destinate alla retrocessione, come l'anno scorso è stato addirittura al fallimento, che non giocavano più, e lo scorso anno Sporting che è andato via insieme alla Caronese. Quest'anno ci sono addirittura quattro squadre racchiuse in due punti, che in questo momento poi fanno a gara per non scappare, perché una volta vince la Caronese, perde il Chieri, la domenica dopo vince il Chieri, pareggia il Cuneo e vince il Varese, cioè si nascondono un po' tutti là davanti al gioco delle tre carte. Attenzione anche a chi rinviene, alla Porsesto, al Borgosese, che sono in piena zona playoff e non sono lontanissimi nemmeno dal primo posto. E poi dietro è bagar piena, perché ci sono addirittura quattro squadre a quota 20, l'Oltrepò Voghera che è lì a 22, insomma un bellissimo campionato. Filippo, in coda e in vetta, quanto sposta la vostra vittoria di ieri, e se adesso con quei tre punti potete anche pensare alla salvezza diretta, no? Ricordiamo che retrocedono 2 e 4 vanno ai play-out. Sì, sicuramente la vittoria di ieri è stata fondamentale per noi, ci ha dato punti, ci ha tenuto vicino alle altre squadre e adesso tutto è possibile, adesso sta a noi. È stata fondamentale specialmente anche per il morale, perché era da un po' che non vincevamo, ci voleva una vittoria così poi in rimonta, arrivavamo da un primo tempo non fatto benissimo, un po' per timore dell'importanza della partita, e poi fortunatamente siamo riusciti a vincere 2-1 in rimonta, è stato bello, bello. Ti chiedo questo, si sente dire, anche lo ha detto il vostro presidente Luigi Pedretti, lo ha detto anche Erbetta nel recente passato, che la classifica non rispecchia forse non il valore ma le prestazioni del Verbania. Sei d'accordo con questa analisi? Sì, sono d'accordo, abbiamo lasciato per strada un po' di punti che adesso potevano essere importanti, e alla fine metterci sotto, non c'è stata nessuna squadra che ci ha messo sotto, ce la siamo giocata con tutti, e purtroppo un po', a volte un po' di sfortuna, a volte errori che dovuti alla giovinezza della squadra, però abbiamo perso un po' di punti importanti che dovremo recuperare in qualche modo. Beppe, il ruolo del Verbania alla luce anche, ripeto, della vittoria di ieri, poi parliamo anche di Cozzano. Ma loro, secondo me, visto così da esterno, stanno facendo un gran campionato, perché nell'analisi di quello che hanno fatto bisogna calcolare anche le difficoltà che hanno avuto per allestire la squadra, metterla insieme. Lì la società, il mister, ha fatto un ottimo lavoro. È ovvio che poi dopo c'è un campionato da giocare, i fatti stanno dicendo che loro sono all'interno del campionato e possono rimanerci. Io con tutto il cuore gli auguro di fare un grandissimo campionato e di salvarsi subito. Le parole dei protagonisti dopo la vittoria in rimonta del Verbania contro la Pro Settimo, poi andiamo a sentire anche le parole del Gozzano. Cominciamo però dalla Verbania. Partiamo dal rigore, è stato sicuramente un episodio importante che potrebbe non aver fatto solo svoltarvi la partita di oggi, ma anche la stagione. Ma diciamo che sono contento per il gol, sì, però sono contento soprattutto per il risultato di oggi, perché erano 2 mesi che comunque non vincevamo una partita, e una vittoria che sicuramente dà morale a tutta la squadra e speriamo sia un punto di un nuovo inizio. Una partita emozionante anche per il pubblico. Sì, guarda, forse un primo tempo un po' incerto da parte nostra, poco convinto, però
sapevamo che comunque era una partita che non potevamo sbagliare, perché non potevamo sbagliare. Secondo tempo siamo entrati con la testa giusta, partita emozionante sicuramente, azione da una parte e dall'altra, miracoli di Pippo, poi è arrivato l'1-1 di Bianconi che finalmente si è sbloccato, sono contento per lui, soprattutto per la squadra, poi l'episodio del rigore che fortunatamente ci ha portato alla vittoria. Ecco, Salvatore, è vero che indietro non potete tornare per rigiocare quelle partite, ecco, ma avete qualche rimpianto, come domenica a Casale, come magari altre volte in trasferta, dove potevate avere qualche punto in più a questo punto del campionato? Guarda, sicuramente se avessimo qualche punto in più in classifica non sarebbe una cosa sbagliata, perché comunque penso che sia nel girone di andate, sia in queste prime partite del girone di ritorno, ce la siamo giocata con tutti, anche con le prime della classe, tra cui Varese, Chieri, Caronnese. Penso che nessuna di queste ci abbia proprio schiacciato. Primo tempo buono della sua squadra, avete subito il pareggio del Verbania, avete avuto l'occasione per ripassare in vantaggio, poi su rigore probabilmente la partita è definitivamente girata per la compagine di Herbert. Sì, ha già detto abbastanza lei, secondo me si è dimenticato anche la palla per andare 2-0. Davanti al portiere, è importante. Direi che sino a quel momento abbiamo fatto una partita secondo me importante su un campo secondo me difficilissimo, con una squadra che gioca bene e che sapevamo essere un'avversaria sicuramente difficile. Poi ci sono episodi che cambiano delle partite intere. Noi, se prendiamo un gol, sicuramente a differenza di tante altre squadre caliamo molto dal punto di vista mentale, e allora forse ci siamo chiuso un pelino, ma senza ovviamente ordine della panchina, e poi il solito gol su calcio d'angolo. Io credo che forse questo è il 15° gol, poi c'è stato rigore, comunque diciamo calcio d'angolo, colpo di testa, oltretutto con espulsione, ovviamente a quel punto la partita era veramente difficile. Comunque insomma, sono l'ennesima dimostrazione che possiamo giocare alla pari con tutti, ma possiamo anche perdere partite già vinte, perché io credo che a 20 dalla fine, non so adesso più o meno quando è venuto il pareggio, 1-1 a 25 minuti dalla fine, nessuno avrebbe scommesso una lira sul Verbania. Questo è il calcio. Comunque loro sono una squadra secondo me ben allenata e molto importante. Forse vi siete ripresi quei due punti che avevate lasciato la settima all'andata, perché la situazione era stata opposta, no Filippo? Sì, l'andata, siamo andati sul 3-1 fuori casa a settimo, poi nel giro di 5 minuti abbiamo preso 2 gol. E sì, ci siamo ripresi un po' quei punti lì che avevano lasciato. Sbaglio, e lo diceva anche Beppe, no? Mentre parlava della vostra squadra, le difficoltà che vengono ogni tanto sono dettate da una fisicità minore rispetto ad altre squadre. Magari tu che sei un portiere te ne accorgi ancora di più, andate un po' in sofferenza sui calci piazzati, dove la statura di altri avversari che hanno Marcantoni con giocatori molto molto alti vi mette un pochettino in difficoltà. Sì, quello sì, siamo una squadra giovane, non fisicata, però stiamo lavorando col mister per cercare di trovare una soluzione per risolvere questo tra virgolette problema, e speriamo di risolvere al più presto. Qual è stata più difficile delle due parate che abbiamo visto salva risultato ieri? La seconda è stata più difficile, mi puntava da tanto, era arrivato più vicino, poi ha calciato forte. Pensavo la mettesse in mezzo, alla fine ha calciato, ha avuto un bel colpo di reni per prenderla. Meno male, dai. Tra l'altro, Beppe, mentre andava alle interviste, si è rammaricato, no? Testimonia anche l'umiltà di Filippo, per il gol preso, che è stato un po' un gol alla Donnarumma, no? Si è discusso molto in questi giorni su qualche errore o presunto tale del portiere del Milan. Anche Filippo ha detto: su quella palla potevo fare di più. Autocritica, umiltà, direi che sono doti importanti, soprattutto per un portiere, no Beppe? Sì, assolutamente. Loro, è un ruolo molto delicato, e avere consapevolezza delle volte degli errori che fanno serve a loro stessi per migliorare. È ovvio che ogni piccolo errore che fanno loro lo paghi, e magari qualche errore invece che fa qualche suo compagno, come nel caso della sua bellissima seconda parata, se mette in mezzo il gol fatto si nota meno. Il portiere deve essere sicuro dei propri mezzi
98 minuti, 100 minuti, e quando sbaglia bisogna sempre essere il più possibile comprensivo, perché è un ruolo veramente molto molto difficile. L'avete pagata la scelta che avete fatto inizio anno? Cioè l'avete un po' sconfessata di fatto, no? Beh, noi abbiamo puntato su Romani a inizio stagione, e questo è un campionato molto difficile, soprattutto sotto l'aspetto psicologico. Lui era la sua prima esperienza da titolare, e questo gli è pesato perché ha fatto degli errori che vanno, a mio modo di vedere, al di là dei suoi demeriti, delle qualità che il giocatore ha senz'altro. È incappato in qualche errore di troppo, e gli manca l'esperienza, se la farà e diventerà, a mio modo di vedere, un portiere utile. Ovvio che noi avevamo bisogno di un portiere che desse sicurezza, perché stavamo prendendo anche troppi gol, non si poteva lasciare Romani in balia di se stesso. La società, senza nessun problema, ci ha accontentato. Andiamo a vederci anche le interviste relative alla vittoria del Gozzano, quarta consecutiva, 1-0 contro il Casale, e poi parliamo anche di un Gozzano che magari può ripensare ai playoff, perché non sono lontanissimi, anzi tutt'altro, sono a 6 punti se non ricordo male. Sentiamo l'intervista di Gardano. Quarta vittoria consecutiva, quinto risultato utile consecutivo, in una partita non facile, ma lo si sapeva. Sì, partita non facile contro una squadra scorbutica, contro una squadra che comunque ci ha creato delle difficoltà, anche a parole, nel senso che è una squadra con la quale è difficile giocare, però bene, nel senso che è un palo per parte, quindi anche qua c'era una equità, due falli di mano in area, ma va bene, non è un problema. L'importante è aver fatto una prestazione, secondo me, di spessore, non giocata benissimo dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista proprio tecnico, un sacco di passaggi sbagliati, però ci può stare, insomma, non era facile. Cosa cambia, se cambia qualcosa, questa quarta vittoria consecutiva nel campionato del Gozzano, Massimo? Cambia, abbiamo 3 punti in più, che siamo a 29, bisogna arrivare più in fretta possibile a 40 punti, non cambia niente, nel senso che io mi ricordo sempre chi siamo e da dove siamo partiti, e bisogna tenerlo sempre ben presente. Poi c'è questo spirito, questa voglia, sono contento che ha fatto gol Axel, che è un ragazzo entrato dalla panchina e che aveva giocato anche pochino, quindi sicuramente questo vuol dire che c'è bisogno e ci aspettiamo un aiuto da parte di tutti. Chiedo un'ultima cosa: nel girone di ritorno la classifica dice che il Gozzano sarebbe primo in classifica, no? Allora ti chiedo, se cominciasse oggi la stagione con questo gruppo, dove potrebbe arrivare questa squadra? Ma con i se e con i ma io vado da nessuna parte, quindi bisogna guardare la realtà, che è la cosa che conta. Oggi abbiamo 29 punti, stiamo facendo un buon girone di ritorno per quello che sono state le partite a disposizione, e quello che poteva essere sinceramente non mi interessa, bisogna guardare quello che è. Può essere ancora un piazzamento playoff un obiettivo, te lo chiedo, visto che la distanza non è così incolmabile? Non so neanche la classifica, ci siamo ripromessi di non guardarla, e quindi mi fai una domanda alla quale... va bene, non lo so, sinceramente ripeto, l'obiettivo è quello di guardare partita per partita. Oggi c'era il Casale, una partita difficile, l'abbiamo vinta, domenica ci sarà la Varesina, credo che sia un'altra partita difficile. Dunque, se ci vediamo la classifica, se non ricordo male, il Gozzano ha 29 punti e la zona playoff rappresentata dal Borgosesia in questo momento è distante solamente 6 punti. Poi è vero che c'è, adesso non ricordo più perché ogni anno cambiano il discorso della seconda e la quinta, la forbice di punti per giocare gli eventuali playoff, però insomma il quinto posto non è lontanissimo. Se pensiamo a dove era Gozzano un mese fa, insomma, è un obiettivo concreto, perché è tutta un'altra squadra adesso, no, Beppe e Filippo? Ma guarda, io non posso dare un giudizio, l'unica cosa sulla quale punterei per fare un'analisi è vedere le squadre che hai incontrato quando hai fatto il risultato, perché è molto importante quella cosa lì, perché magari hai un filotto di partite che sono alla tua portata, hai incontrato quelle vicine a te o quelle dietro e ti trovi a metà classifica, poi devi affrontare le sei che stanno davanti, non fai un punto.
quella è l'unica considerazione che potrei fare io. Poi, per i giudizi bisogna aspettare quando giocherà contro le prime 6-7. Esatto, aspettiamo un po' e vediamo quanto è migliorato veramente. Filippo? Sì, sicuramente Gozzano arriva da 4 vittorie di sfila, che sono un buon risultato, cioè un ottimo risultato. E per loro i playoff sono vicini, sono il loro obiettivo, quindi gli auguro di raggiungerlo. Cosa può fare la differenza nella rincorsa alla salvezza, Filippo? Può fare la differenza la cattiveria, essere sempre cattivi in campo, e dare tutto quello che si ha, e poi quello secondo me, essere cattivi. Ti faccio una domanda cattiva, visto che parlavi di cattiveria, che è questa. Qualche settimana fa, anzi non qualche settimana, 2 settimane fa, si era parlato anche di una possibile messa in discussione, no, non possibile, era stato messo in discussione anche l'allenatore, no? Voi come avete trascorso quei giorni all'interno dello spogliatoio, magari anche con lo stesso Giampiero Erbetta? Ma noi in quei giorni ci siamo parlati tra di noi, anche insieme al presidente, allenatore, e abbiamo tirato fuori quelli che secondo noi potevano essere i problemi. E lui aveva cercato di venirci incontro, noi siamo andati incontro a lui, quindi per il momento la situazione è risolta e io mi auguro che rimanga, perché comunque mi trovo bene con lui e niente, per il momento è risolta. Ok, passiamo anche adesso a parlare di eccellenza, no? Tanto tu l'hai vinta l'anno scorso questo campionato. Beppe, Juve-Domo ieri battuta, Juve-Domo che aveva cominciato, anzi non aveva cominciato, ha cominciato praticamente da subito la fuga. È chiaro che la vittoria con l'Alpignano sembrava aver messo la parola fine, mancano ancora 13 giornate al termine del campionato, ci sono in palio 39 punti, sono 7 quelli di vantaggio sull'Alpignano e 8 sul Borgaro, sono ancora un gran bel margine, no? Beh, anche perché ieri non è che ha perso contro una squadra di bassa classifica, ha perso contro il Trino che in questo momento, se il campionato cominciasse oggi con Soncini in grande forma, con Giorgio Rotolo, con gli innesti che sono stati fatti, io credo che il Trino sarebbe una di quelle squadre che può ambire sicuramente alle prime 5 piazze e anche adesso non è lontanissima, tutt'altro, Beppe. Ma sì, assolutamente, i punti che hanno di vantaggio sono ancora tanti e poi la squadra è una buona squadra, anche se in questo inizio di campionato possono incidere tante cose, innanzitutto gli infortuni che hanno avuto e la necessità comunque di cambiare l'assetto o qualche giocatore richiede sempre un po' di tempo per trovare il giusto feeling nei reparti e poi può aver inciso un pochettino anche, anzi senz'altro, il brutto tempo, la non possibilità di allenarsi come si vuole, in Ossola è difficile, hanno dovuto cercare dei campi per potersi allenare, dare continuità e qualità, io penso che loro abbiano bisogno di un po' di tranquillità, qualche settimana per rodare la condizione fisica e poi torneranno a essere la squadra da battere. Prima di sentirci intervista mi è venuta in mente anche una domanda per Filippo, sempre relativa alla Serie D, no? Tu sei di Borgosesia, correggimi sì. Se sbaglio. Ti dispiace non essere il titolare a Borgosesia o non avere avuto la fiducia fino in fondo da parte del Borgosesia? Ah, mi dispiace, tra virgolette, sì, mi dispiace, perché comunque loro, c'è stato l'interessamento loro a inizio stagione, poi sono io che ho fatto la scelta di restare a Verbania, quindi sono felice della scelta che ho fatto e niente. Tornando anche alla Juve Domo, no? Tu l'anno scorso voi avete vissuto una stagione di rincorsa, no? Eravate a 12-13 punti a un certo punto del campionato dal Borgaro, un po' come si trovano adesso le squadre fino a ieri della Juve Domo. Vedi delle analogie? Io ho sempre detto che secondo me la Virtus Verbania l'anno scorso aveva la rosa migliore e quindi ha vinto anche di rincorsa perché aveva la rosa migliore. Io dico la Juve Domo vincerà questo campionato perché non è dietro, cioè è davanti ed ha la rosa migliore, questa è la mia opinione. La differenza grossa rispetto al passato, quando qualcuno dice ma l'anno scorso, momento, l'anno scorso ha vinto di rincorsa la squadra che era più forte, quest'anno la squadra più forte è prima in classifica, cioè questa enorme differenza, no? Non è banale. Sì, anch'io penso esattamente come te, Juve Domo è la squadra nettamente migliore e penso anch'io che vincerà questo campionato. Andiamo a sentirci le parole dopo Juve Domo Trino, dopo questa sconfitta del Granata.
noi abbiamo preparato la partita questa settimana sapendo di venire a giocare contro una buonissima squadra e il campo ha dimostrato che è realmente una buonissima squadra. Siamo stati bravi, fortunati e attenti, questo è secondo me il sunto della partita. Tre punti fondamentali per noi per questa corsa verso la salvezza e spero che la Juve Domo sinceramente vinca questo campionato perché per il gioco espresso è la squadra migliore che ho visto. La classifica è molto stretta anche per quanto riguarda la corsa ai playoff, ci avete pensato? No, noi pensiamo a stare il più lontano possibile dai playout, pensiamo a salvarci il prima possibile perché l'obiettivo salvezza è il nostro principale obiettivo e quindi non, io guardo la classifica sempre dal basso, inutile fare dei voli pindarici perché poi cadi e ti fai male. Domenica abbiamo una partita difficilissima, è molto più difficile di questa perché venire a giocare con la Juve Domo l'attenzione è sicuramente massimale. Domenica dobbiamo giocare col Cerano, è una partita secondo me di una delicatezza, difficoltà altissima. Cosa si prova a segnare la tua Juve Domo? Contento e no, nel senso che io qui, come ho già detto all'altra intervista, ho lasciato parte di me perché ho vinto un campionato con un gruppo fantastico, con il mister Castelnuovo che sento tuttora. La dirigenza, a parte la dirigenza, la sento tuttora e ho degli amici dentro quella squadra lì, questa squadra qua che abbiamo affrontato oggi. Quindi bene e male allo stesso tempo, però è il calcio, non è che si può fare altro, devo fare il mio dovere, gioco per il Trino e cerchiamo di fare il meglio per il Trino. Un gol importantissimo oggi, ma più importante quello segnato poco tempo fa perché hai finalmente timbrato il 250esimo gol in carriera, è sicuramente un gran traguardo. Praticamente due partite faccio gol solo sul calcio piazzato, ora aspettiamo di farlo su azione, dai. Niente, però 251 gol e ne c'è il conto alla rovescia, ne mancano 49 arrivare a 300, dai, proviamoci. Mister, una prima parte di gara in cui Juve Domo ha, possiamo dire, dominato. Poi sono arrivati i gol, l'espulsione poi ha completamente tagliato le gambe alla squadra. Come l'hai vista? L'ho vista che abbiamo preso due tiri in porta e abbiamo preso due gol, male anche. Però al di là degli episodi dei gol presi abbiamo bisogno di capire che di capire altre cose, perché fino adesso non ci abbiamo capito niente. Se noi continuiamo ad essere questi, fai fatica. Oggi dovevamo fare una prova di maturità e l'abbiamo giocata al contrario, nel senso che siamo usciti non bene, noi eravamo un bivio dopo la partita di mercoledì. Il bivio l'abbiamo affrontato dalla parte sbagliata, nel senso che dovevamo essere molto più lucidi, molto più sereni, tranquilli, fare una partita un pochettino più qualitativa dal punto di vista tecnico. Invece non siamo stati bravi ad approcciarle in modo giusto, ma al di là degli aspetti tecnici che loro sanno perfettamente che io li giustificherò sempre, non mi piacciono gli atteggiamenti di qualcuno, non mi piacciono gli atteggiamenti di chi tira indietro la gamba, di chi non ha voglia di prendere delle botte. Gli è stato detto e quindi ripeto, io voglio giocatori cattivi, giocatori con il frac li lasciamo agli altri, noi abbiamo bisogno di fare le guerre vere, perché se non facciamo la guerra prendiamo gli schiaffi come abbiamo preso tante volte, non abbiamo capito la lezione, quindi ci rimbocchiamo le maniche e adesso affronteremo la settimana magari anche in altri modi. Parole belle dure, belle toste da parte di Lucio Brando, non voglio giocatori in frac, non voglio ballerine, è un messaggio direi forte e chiaro alla squadra, dopo la prestazione con l'Alpignano mi sorprende un pochettino, se devo essere sincero, no? Nel senso che comunque insomma, era reduce da una vittoria importantissima nello scontro diretto, evidentemente però c'è qualcosa nella partita di ieri che gli ha dato fastidio e non ha fatto nulla per nascondere. Filippo, immagino che alla ripresa degli allenamenti, tu che conosci Lucio Brando, non saranno minuti semplicissimi, no, per i giocatori della Juve Domo? No, non saranno minuti semplici per niente, anzi tutt'altro. La sua forza principale secondo me è sempre il fatto che è sempre sul pezzo, non molla niente e sicuramente non gli ha fatto piacere la partita di ieri. Come reagisce un giocatore a queste parole? No, perché se un giocatore fosse, una squadra fosse ottava, settima, sesta in classifica e non rispecchiasse la posizione in classifica e il valore,
potresti avere una reazione, no? Magari però puoi anche avere la reazione, il giocatore dice ma cosa che vuoi di più? Siamo primi in classifica con 7 punti. Come reagisce un giocatore, Beppe? Ma i giocatori sanno bene se hanno fatto tutto quello che dovevano fare o se hanno lasciato indietro qualcosa. Poi magari non ti danno la soddisfazione di dire che hai ragione, ma lo sanno. E se il mister ha detto quelle cose è perché probabilmente in quel feeling di intesa che c'è tra l'allenatore e la squadra qualcosa è venuto a meno. Il rischio più grosso quando sei così alto in classifica arrivi dalla vittoria con uno scontro diretto è quello di pensare che il grosso è stato fatto, invece il grosso è fatto solo quando hai vinto, vince una squadra sola e per poter vincere devi stare sul pezzo più degli altri, meglio degli altri e fare tutto quello che devi fare per vincere, poi dopo diventa semplice. Se regali qualcosa a qualcuno, a te non ti regalano niente perché vengono tutti concentratissimi, perché sanno che se fanno risultato con te, che sei la prima della classe, hanno lustro e soddisfazioni personali e quindi devi ragionare e vivere il campionato con la serenità ma la determinazione di chi deve raggiungere un obiettivo e il mister lo sa bene. È più stressante Alberto o Brando? Io ti dico, io sono un portiere, quindi con loro ci sto poco, però... Sei fortunato. Sei fortunato. Andiamo in pubblicità, poi torniamo qui a parlare di eccellenza. Ti sei cantata con la fortuna di essere portiere. Di nuovo insieme. Ieri c'è stata un'altra due battute d'arresto pesanti, no? Sia per lo Stresa che per il Cerano. Probabilmente Beppe e Filippo, lo Stresa che due settimane fa pensava di essere sulla retta via, no? Di potersi allontanare velocemente, l'aveva detto anche Boldini, dalle zone, dalla zona play-out. In realtà dopo il KO di ieri deve tornare a guardarsi con una certa preoccupazione alle spalle, anche perché le squadre che hanno vinto ieri, per esempio la Riverolese che l'ha scavalcata, non è che sono rimaste ferme nel mercato, cioè la Riverolese ha preso un giocatore importante come Scutti che ieri è stato decisivo, cioè le squadre dietro hanno fatto dei movimenti importanti e quindi insomma più che guardare avanti veramente bisogna guardare dietro, no Beppe? Il girone di ritorno è un altro campionato. È un altro campionato in un po' tutte le categorie perché ogni squadra precisa bene quello che è il proprio obiettivo. Magari nel girone d'andata qualcuno pensando di essere in corsa per un altro tipo di campionato, magari tranquillo o magari di vertice, ti regala qualcosa e nel girone di ritorno non ti regala niente nessuno. Io ho parlato settimana scorsa dopo la partita con il mister dello Stresa, loro hanno piena consapevolezza del tipo di campionato, meno lui ha piena consapevolezza del campionato che deve fare e sono sicuro che lo faranno perché hanno la squadra per farlo. Bisogna lavorare, ma sono sicuro che lo stanno facendo e mantenere anche un po' di tranquillità, un po' di serenità, i risultati arriveranno. Le parole dopo Stresa Rivarolese, ai microfoni di Donatello Zucca. Doveva essere la partita che vi allontanava dalla zona calda e invece vi trovi invischiati ancora di più. I minuti finali dopo il gol del 2-1 hanno dimostrato che la Rivarolese era anche però alla vostra portata. La partita è stata equilibrata, abbiamo preso un 1-2 sicuramente che non dovevamo prendere, su errori abbastanza brutti per la situazione di classifica che abbiamo, però dopo la squadra secondo me si è anche ripresa sul 2-1, poi abbiamo avuto parecchie situazioni per almeno pareggiarla e non l'abbiamo fatto, però insomma, la squadra è, secondo me è stata viva fino alla fine, ci ha creduto, non era facile nei due gol così ravvicinati riprendersi, si è ripresa, però non è bastato. Diciamo che non andava persa questa partita, anche un pareggio alla fine poteva starci bene per mantenere comunque diciamo, una certa situazione. È chiaro che adesso ci aspettano delle partite che non devi sbagliarle e quando non devi sbagliarle poi c'è anche la tensione, la paura di commettere degli errori. Dovrai lavorare parecchio sul morale a questo punto, più che a livello fisico, la squadra come hai detto te fino all'ultimo è stata bene in campo, bisognerà lavorare sulla testa. Ma no, ma sulla testa penso che la squadra si è ripresa, non è che è stata una partita come Baveno, una squadra spenta. 2-0 a riprendersi, 2-1 e poi abbiamo avuto meno 3-4 situazioni per far gol, non l'abbiamo fatto, vuol dire che comunque la squadra ci ha creduto fino alla fine, poi è andata come è andata, ma la squadra ci crede sicuramente.
tre punti importantissimi, fondamentali per la vostra classifica. Sì, sì, considerando che questo il passo falso di giovedì, che oltretutto arrivava anche dopo una serie positiva di 7 risultati, e considerando anche che noi in queste ultime partite avevamo dei giocatori importanti, fondamentali per questa squadra, fuori causa, oggi direi che è stato questi punti valgono doppio, sì. Tra l'altro non avete patito assolutamente le fatiche di giovedì sera. No, ma noi fisicamente stiamo bene, è una squadra che sta bene, lavoriamo bene, direi che sotto questo aspetto qui non possiamo chiaramente recriminare niente. Forse l'unica cosa che ci manca un po', magari un po' di inesperienza, vedi la partita col Borgo Vercelli dove al 94esimo vincevamo 1-0 e non siamo riusciti a gestire bene una palla e abbiamo preso gol proprio all'ultimo secondo. Non mi ricordavo che domenica c'è Baveno Juve Domo, insomma, ha caricato mica male Brando e la squadra domenica per affrontare questa partita, non me lo ricordavo, Beppe. È stato un trattamento di favore, lui a noi cerca sempre di fare trattamenti di favore, quando vengono a Baveno sono sempre sul pezzo. Noi poi abbiamo anche una partita infrasettimanale, quindi abbiamo quanto voluto... Quanto può essere penalizzante in vista della Juve Domo giocare? Se dico tantissimo sembra che prenda una scusa, però in realtà tutti lo sanno, no? Anche perché giocate giovedì. È penalizzante per i professionisti che li portano con l'aereo al campo e dal campo alla sala massaggi usando sempre lo stesso aereo, figuriamoci noi che ci andiamo con le macchine, diventa ancora più penalizzante. Però campionato, si può andare a piedi o in piedi? Proveremo a tornare a piedi, sarà contento Carlo Busti, lo considera una seduta d'allenamento fatta, no? E non dobbiamo trovare alibi. Dobbiamo fare punti, ci servono i punti, cominciamo a cercare di farli giovedì e poi dopo penseremo alla Juve Domo domenica, tanto so che li troviamo alle 2:30 a campo. Baveno può andare ai playoff, Filippo? Glielo auguro, dai. Se la squadra è importante, noi ci abbiamo giocato contro, la squadra è importante, quindi glielo auguro. Qualcuno ha pensato che via sogno si ridimensiona, in realtà è arrivato Varbelli che sta facendo bene, io l'ho visto 2 volte e mi ha fatto un'ottima impressione perché è alto, ha grande fisico ma anche buoni piedi, non è facile trovare giocatori di quella statura che sappiano anche dialogare con i compagni, è un buon giocatore questo Varbelli. Sì, è un buon giocatore. Però sulle ambizioni dico, no? Via sogno, ah ok, anche quest'anno, invece no. Ma no, assolutamente. Ripeto, la società non ha mai dato obiettivi assoluti o ridimensionamenti dettati da nessun tipo di situazione. Si è cambiato, serviva una prima punta e siamo riusciti a portare a casa Varbelli, che secondo me è un ragazzo molto interessante perché ha più caratteristiche, fa reparto da solo. Sta facendo i gol, anche perché con lui siamo stati chiari, i gol li deve fare lui, lui è la nostra punta, quindi lui tende ad essere molto generoso, a partecipare, ad abbassarsi tanto, noi gli chiediamo di stare invece un pochettino più alto, di venire incontro, di farci salire, dobbiamo essere bravi ad attaccare la seconda palla, per il momento sta andando tutto bene, speriamo che continui così. Quanto è strano il campionato di eccellenza, Filippo, lo si capisce anche dal risultato del Ceran, no? Che domenica scorsa è andato a vincere largamente sul campo dell'Alpignano per 3-1, e ieri perde in casa contro il Fanalino di Coda Charvenceau, cioè in questa settimana dalle stelle alle stalle in 7 giorni si capisce anche com'è il campionato di eccellenza, no? Sì, è un campionato molto particolare, puoi vincere con la prima e perdere con l'ultima, può succedere qualsiasi cosa, ma questo non solo in eccellenza, questo nel calcio in generale, e la palla è rotonda, si sa. Però credo che questi risultati davvero testimoniano anche l'equilibrio che anche, come ha detto Beppe prima, dopo il mercato si registra, cioè lo Charvenceau, che non è che abbia fatto grandi rivoluzioni, però ha recuperato qualche giocatore, di adesso non è lo Charvenceau di fine novembre, e ha fermato la Juve Domo, ha vinto Cerano, e attenzione perché secondo me lo Charvenceau può sicuramente scalzarsi dall'ultimo posto in classifica, purtroppo ai danni forse di questo Borgomeiro che è davvero in difficoltà, no? Mi spiace per il mio amico Marco Poma, però è difficile fare le nozze con i fichi secchi. Sì, Borgomeiro è senz'altro in difficoltà, però io tendo a dividere le partite di questo campionato in 2 categorie, quelle che fanno gli altri e quelle che devi fare tu.
E allora certi risultati li puoi leggere anche sul fatto che quando una squadra di bassa classifica va contro una squadra che fa la partita perché la classifica glielo impone, tu magari indovini le due o tre ripartenze, vai in vantaggio, fai i consolidi e porti a casa il risultato. Quando la domenica in casa gli altri ti aspettano, la devi fare, lì ci vogliono giocatori, ci vogliono le caratteristiche diverse. Caratteristiche diverse, ci vuole qualità e siccome non ce l'hai fai fatica. Ok, il riferimento al Cerano l'abbiamo capito. Sì, assolutamente. Abbiamo capito, saranno contenti a Cerano di queste tue parole. Già erano arrabbiati per le parole di Ranchini, diciamo che Cerano-Baveno sarà una partita interessante. Ci sentiamo all'intervista dopo Cerano-Cerveso. Mister, una vittoria forse fondamentale nella vostra rincorsa per la salvezza. Beh, ma è una vittoria sicuramente importante. È anche vero che siamo ultimi in classifica. La nostra è una rincorsa difficilissima perché noi siamo comunque obbligati a non sbagliare mai, perché comunque per noi sbagliare, prendere gol, significa un passo verso la retrocessione. Perciò i ragazzi, oltre alla voglia in campo che mettono, devono avere un'attenzione al di sopra. È quello che hanno fatto in queste due partite, e anche perché comunque abbiamo recuperato tutta la rosa. E oggi eravamo al completo, domenica mancavano due giocatori, però è la prima partita, sono due partite dove noi siamo al completo, e niente, ce la dobbiamo giocare fino in fondo cercando di arrivare ai play-out. Non siamo morti, anzi siamo vivi, e oggi penso abbiamo dato dimostrazione di una partita veramente fatta di carattere e di attenzione. Due, diciamo, palle inattive vi sono costate la sconfitta oggi? Due palle inattive, io direi l'attenzione ci è costata la sconfitta, anche perché se andiamo a guardare il primo tempo, il rigore che poi loro hanno trasformato è nato da una palla inattiva dove noi abbiamo dormito, loro hanno giocato palla e hanno poi fatto l'azione del rigore, stessa azione, e hanno fatto gol alla fine, quindi credo che non fossero le palle inattive ma l'attenzione, perché le palle inattive in teoria dovrebbero essere quelle dove tu sei più attento, ma dovresti rischiare in teoria di meno, invece così non è stato, quindi la differenza l'ha fatta l'attenzione. Io credo questo, poi vabbè, merito a loro che hanno voluto vincere, hanno vinto, quindi non è che possiamo togliere niente alla loro prestazione. Anche perché, non so se sei d'accordo con me, i due gol loro sono arrivati nel vostro miglior momento, il secondo tempo in cui avevate spinto bene all'inizio e una ripartenza, hanno trovato il gol dell'1-0 e dopo il vostro pareggio è arrivato subito il gol del 2-1. Mi riattacco all'attenzione, nel senso che se tu comunque stai facendo una fase di spinta e poi dopo ti perdi e prendi gol in maniera così disattenta, e poi lo paghi. Ripeto, abbiamo fatto una brutta partita, è stata una brutta partita, loro hanno fatto il loro gioco, la giocavano lunga, giocavano sulle seconde palle e hanno portato a casa il risultato con il loro gioco. Noi invece, giocando di più a calcio, magari avendo delle occasioni in più, non sfruttandole, avremmo dovuto magari essere più attenti per non subire. Sono anche queste partite, voglio dire, siamo in eccellenza e le partite possono essere anche brutte, però gli errori che abbiamo fatto sono, voglio dire, ingiustificabili. Adesso bisogna crescere, come dici giustamente tu, nel livello di attenzione, perché domenica la trasferta di Trino è una di quelle trasferte importanti per il vostro cammino. No, sono tutte importanti perché ormai le partite sono sempre meno, i punti in palio sono sempre meno, noi dobbiamo pensare a fare risultato con tutte. Settimana scorsa non ci siamo posti il problema che ci fosse l'Alpignano, dovevamo fare punti, ci abbiamo provato. Oggi non importava chi ci fosse, dovevamo fare punti, non li abbiamo fatti, quindi chi viene viene, noi dobbiamo provare a fare del nostro meglio, ovvio, con prestazioni diverse, perché abbiamo visto non. Qui tutti vincono con tutte, settimana scorsa loro hanno pareggiato con la prima sicuramente meritatamente, oggi hanno legittimato la loro prestazione settimana scorsa, noi invece no, quindi ogni domenica è importante, ormai ne mancano talmente poche che ogni domenica non puoi sbagliarla, quindi non sono meno importanti uno dell'altro, non importa con chi giochi, devi vincere e provare a fare punti con tutti ormai. Prima delle ultime domande a Beppe e a Filippo, eravamo in debito perché mi sono dimenticato di lanciare un altro servizio di Serie D relativo all'1-1 tra Folgore Caratese e Caronese, che vediamo dunque adesso. Nella 21esima giornata del girone A di Serie D, la Folgore Caratese strappa un punto importante contro la capolista Caronese. Nel 4-3-3 di Mister Beoni, spazio all'esordio da titolare per Giacinti maglia azzurra, con Monni unica punta, complice la squalifica di Simone Simeri. Il primo tempo, il 25 aprile, è equilibrato anche se la prima occasione è di marca Caronese, con Maira che non sfrutta il tiro cross deviato di Marcolini. Al 17esimo è Paravicini a correggere un tentativo di Luca Giudici sotto porta, ma trova sulla sua strada un grande Bavena. A metà tempo arriva anche la prima chance per gli azzurri, ma il sinistro di Morio sfiora soltanto il palo della porta difesa da Gherardi.
La seconda parte della prima frazione è tutta di marca caratese. Al 28esimo è Cesana a calciare verso la porta di Gherardi, ma il portiere Varesotto si fa trovare pronto ed è via in corner. Poco dopo Antonucci serve Moreo, il centrocampista azzurro si libera in area, ma la sua conclusione termina alta. Nel finale ci prova anche Innocenti da fuori, ma la sua conclusione è debole e il primo tempo termina 0-0. Ad inizio ripresa una conclusione all'apparenza innocua di Paravicini diventa insidiosa per Bavena che smanaccia in corner. Ma al 51esimo la Caronese va in vantaggio, filtrante di Scaramuzza a premiare l'inserimento di Luca Giudici, il numero 6, a tu per tu con Bavena, non sbaglia. Quinta rete in questo campionato per l'esterno rossoblù, con la Folgore caratese costretta a inseguire già da inizio ripresa. Gli azzurri comunque non si abbattono e iniziano a macinare gioco alla ricerca del pari. Nell'arco di pochi minuti ci provano prima Cesana con un destro trattenuto in due tempi da Gherardi e poi Moreo con una punizione che sfiora la porta del numero 1 caronnese. La squadra di Gaburro è alle corde e solo un miracolo del proprio portiere sulla conclusione di Moni al 32esimo permette ai rossoblù di mantenere il vantaggio. La conclusione di Capitan Perego al 36esimo finisce troppo lenta tra le braccia di Gherardi, ma nel finale il 25 aprile può gioire. Moreo mette in mezzo e Massaro, che prova a svincolarsi dalla marcatura di Capitan Patrini, viene atterrato in area. Per il signor Gabriele Cascella di Bari è calcio di rigore tra le proteste dei difensori rossoblù. Al minuto numero 94 è proprio il neo entrato attaccante azzurro ad incaricarsi della battuta e a spiazzare Gherardi per l'1-1. Rete pesantissima la seconda in maglia folgore caratese per Massaro, che permette così di conquistare un punto contro la capolista. Al 25 aprile non c'è più tempo e il match termina 1-1. Risultato giusto per quanto fatto vedere nel secondo tempo dai ragazzi di Mister Beoni, che settimana prossima si troveranno di fronte l'ostacolo casale. Dunque ringraziamo ovviamente la Folgore Caratese per le immagini prese dal canale YouTube. Ultima domanda che faccio a tutte e due, Beppe, come si ferma la Juve Domo? Ma si ferma con una grande partita, sapendo magari, riuscendo a concretizzare al meglio le occasioni che comunque ti può concedere e non regalandogli niente, perché una grande squadra non ha bisogno di regali. Filippo, se firmi assolutamente per 4 punti nelle prossime due partite, no? Proseste in trasferta e Legnano in casa. Sì, decisamente. Ci può essere la possibilità di andare a sesto a fare il risultato alla luce anche di questi 3 punti, no? Cioè, ma a livello psicologico sarete un po' più tranquilli. Ah, sicuramente la possibilità c'è, dipende tutto da noi. Noi ce la metteremo tutta come sempre, partendo già da domani in allenamento, allenandoci bene come abbiamo fatto questa settimana, e speriamo in bene. Io ringrazio Filippo Beltrami, grazie Filippo. Grazie a voi. Grazie a Beppe Cane. Grazie a voi. Adesso pubblicità, poi seconda parte di Dilettanti per Dire con Andrea Soncin, difensore dell'Inter Farmaci, con Diego De Giuliani, dirigente dell'Accademia. A tra poco. Seconda parte di Dilettanti per Dire, come vi ho annunciato prima, c'è una novità perché è confermato il dirigente dell'Accademia Borgo Manero, Diego De Giuliani, che è tornato a trovarci. Ciao Diego. Buongiorno a tutti. E insieme a lui il centrocampista dell'Inter Farmaci, che non è Andrea Soncin, che sarebbe difensore, ma il centrocampista Stefano Tonsi. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti. Dunque, partiamo proprio da te, visto che sei inquadrato per ultimo. Scherzavamo prima di arrivare qui con Diego, che avete fatto un amichevole. Lo dicono un po' tutti, no? La sensazione che voi facciate un campionato a sé stante, anche ieri lo avete confermato, Stefano. Ma diciamo che ieri abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo partiti comunque con qualche difficoltà, in quanto è stato un mese in cui ci siamo allenati solo al coperto, visto che la neve, il maltempo, eccetera, E la società ci ha permesso di allenarci dentro al San Francesco, dentro al campo sintetico a 5, quindi abbiamo perso un po' le distanze e comunque i tempi di gioco. La prima partita contro l'Ornavassese abbiamo trovato queste difficoltà, anche all'inizio diciamo della partita contro il Feriol, ma poi siamo usciti bene e comunque sono venute fuori le qualità della squadra. Quanto c'è di Antonio Talalico in questa squadra, no? Insomma, siete una squadra che gioca davvero un grande calcio. Ma diciamo tanto, mister ci ha preso già dal 5 agosto con la sua idea di giocare questo 4-2-3-1, che comunque la squadra l'ha costruita per fare questa formazione qua, e sempre l'idea del mister è sempre stata quella di giocare a palla a calcio, a palla a terra, senza lanci lunghi,
e diciamo che le qualità della squadra è stata costruita sono queste, quelle di giocare a palla terra, e quindi stiamo venendo fuori, diciamo, il lavoro che il mister ci ha fatto fare in tutti questi mesi. Diego, a proposito di lavoro, l'Accademia è potenzialmente a meno 7 se vincesse il recupero dalla prima della classe Arona, in semifinale di Coppa, è già tempo di scegliere o non è ancora tempo di scegliere su dove focalizzare e concentrare tutte le attenzioni e le energie? Ma diciamo che noi, abbiamo fatto anche un discorso chiaro ai giocatori, vogliamo giocarcela su entrambi i fronti, per cui non ci nascondiamo, siamo arrivati alle semifinali e penso che sia giusto provarci. Questo non vuol dire che sarà, che lo vinceremo, però noi a questo punto proveremo, senza neanche disegnare quello che è il percorso del campionato. Premesso che se quelle davanti vanno come stanno andando, tanto di cappello a loro, c'è anche la sala dei playoff, noi non lasceremo nulla di intentato. Penso che si possano gestire entrambe, adesso non sappiamo ancora le date e tutto, ma sicuramente quello che abbiamo detto, anche i giocatori, di onorarlo, di impegnarsi al meglio, poi se sarà, visto che sarà, non sarà facile, affronteremo delle realtà che non conosciamo. Se saranno più bravi di noi, tanto di cappello loro, questo vale anche per il campionato. Noi cercheremo di giocarcela su tutti i fronti. Ecco, entrambe le società, Accademia e Interfarmaci, hanno giocato a carte scoperte, no? Diego e poi Stefano, cioè l'obiettivo l'anno scorso magari erano i playoff, l'ho detto anche Roberto qui, quest'anno si vuole fare un ulteriore salto di qualità, provare davvero a raggiungere l'eccellenza. Ma diciamo che noi l'obiettivo è quello di migliorare la stagione scorsa. Vincere, sì, è logico che noi cercheremo anche di giocarcela per vincere e provare a salire, anche se sappiamo che questo campionato è tosto e duro, non ci nascondiamo che cercheremo di giocarcela, non ci tiriamo indietro, ma siamo anche consapevoli che dura, sia in Coppa che in campionato, perché se uno vede questo campionato ci sono due ottime squadre come Arona e Piedimulera che stanno meritando le prime piazze, ce ne sono altre come Oleggio, altre Dormelletto, cioè è un campionato duro. Penso che possiamo ancora provare a giocarcela, dipenderà anche molto da questa settimana, onestamente, dai recuperi, ecco. Stefano, cioè, voi siete partiti con quel marchio di fabbrica, favorita, schiaccia sassi, i risultati sono lì, a testimoniarlo, la sensazione, l'ho detto prima, è che siete già una squadra pronta per la promozione, no? Diciamo che comunque dal primo giorno di ritiro l'idea è stata questa, la squadra è stata costruita per fare un campionato di qualità, cercare di vincerlo e quindi fare la promozione l'anno prossimo. La società punta tanto a questo, infatti ci sta aiutando in tutti i modi, sia dentro che fuori dal campo, e quindi noi cerchiamo di dare il massimo possibile per raggiungere questo risultato. Quanto è di stimolo per entrambi questo? Vi faccio una domanda cattiva. Ero alla presentazione della squadra in cui era stato detto vogliamo diventare la prima società di Verbania nel giro di un paio di anni, quindi quanto è uno stimolo per voi? E a Diego quanto è uno stimolo poter diventare la prima squadra di Borgo Manero alla luce delle difficoltà del Borgo Manero, Stefano? Allora diciamo che giocare una squadra blasonata è sempre stato uno dei punti forti di un calciatore, sia in alti livelli sia a bassi, quindi poter diventare questo non lo so, la squadra più blasonata di Verbania porterebbe spettacolo, comunque gente allo stadio a vedere le partite e giocatori comunque di alta qualità a giocare questi campionati. Diego? Sì, diciamo che noi cercheremo... Scusami, sì. Che questa tanto chiacchierata fusione non si farà mai, lo dico questa sera perché non si farà mai. Posto questo. Ma sì, cioè sono due situazioni ben diverse. Noi siamo lì, andiamo avanti per la nostra strada, cercheremo di fare bene, vogliamo ritagliarci il nostro spazio, se poi diventeremo quella che è la realtà. L'importante secondo me, penso anche, si spera in un futuro che Borgo Manero possa ritornare ad avere quel palcoscenico e magari qualche di prestigio come lo era un po' prima. Premesso che comunque sia ben chiaro, quando vediamo i risultati non fa mai piacere comunque vedere che comunque una realtà personata come Borgo Manero sta andando così. Noi facciamo la nostra strada, il nostro percorso, cercheremo di fare bene, cercheremo di rilanciare,
poi non è che deve essere visto, sì, è logico che il fatto che stiamo facendo bene ci dà un maggiore stimolo ad andare avanti, a migliorarci, ma vorrei appunto che non lo si vedesse come o una guerra o un altro, cioè... Sì, due strade differenti. Ecco, due strade differenti, due realtà così. Flash, e poi ci sentiamo le interviste. Quanto si poteva parlare prima di sorpresa per la Rona e adesso non si può più e si deve più parlare di sorpresa, Diego e... Ma io sinceramente appunto non parlerei di sorpresa, magari il primo di campionato uno ha visto un po' i risultati e diceva ma sì, magari è girato, gira bene, ma quando uno vede, noi abbiamo giocato contro, è stata un'ottima squadra e poi comunque non è un caso se si trova lì. Poi onestamente parlando devo dire anche una cosa, quando una società già di per sé organizzata, allestita una squadra competitiva, arriva al mercato, comunque si rinforza e non si indebolisce. Ha preso un giocatore come Petrone, che fra l'altro, devo anche dirlo, piaceva anche a noi, un ottimo giocatore. Ha comunque avuto un problema a livello di allenatore, comunque è andato a prendere uno dei migliori che ritengo sul mercato. Vuol dire che comunque puoi fare bene e migliorare, per cui... E poi comunque anche loro l'hanno fatto presente, c'è cioè il centenario, vogliono fare bene, in un futuro vogliono andare in eccellenza, magari non era preventivato, ma quando sei lì te la giochi. Stefano? Ecco. Sì, diciamo che sinceramente la squadra non la conosco bene, però comunque ho visto che è arrivato un filotto, un continuo di filotto vincenti, disco di vittorie, e quindi sì, la squadra là è una delle favorite a vincere il campionato, e ho visto che prende anche pochi gol, quindi diciamo che la miglior cosa per vincere il campionato è prendere pochi gol. Ed è anche uno dei migliori attacchi in assoluto in Italia nei vari gironi di promozione. Le interviste dopo la vittoria 2-0 di ieri. Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, il secondo tempo siamo andati un pochettino in difficoltà, certe partite, certe situazioni sicuramente vanno gestite meglio, quando hai le occasioni le devi sfruttare e gestire meglio la fase difensiva. Mancava anche Liberi per oggi? Sì, no, ma... abbiamo fatto bene comunque, adesso al di là della qualità di Lipari, che la conosciamo, la squadra ha fatto una buona partita, tranne che in alcune situazioni dove dobbiamo sicuramente gestire meglio e per non soffrire così. Una partita di sacrificio dove siamo rimasti in 10 da subito. È un po' come la gara dell'andata, anche lì avevamo perso il ragazzino, il 98, all'esterno basso sinistra dopo un quarto d'ora. Si vede che la gara ha riportato un po' a quei tempi. Siamo stati in campo, sono diciamo mezzo soddisfatto della prestazione dei ragazzi, poi per l'abnegazione che hanno dimostrato anche in difficoltà. Abbiamo avuto qualche palla gol, non siamo riusciti a sfruttarle, quindi dobbiamo lavorare. E qualcuno adesso tra gli addetti ai lavori mi diceva che è stata una giornata storta del direttore di gara. Io dico che anche loro sono qua per fare del loro meglio. Oggi probabilmente, non lo so, dopo mezz'ora aver buttato fuori un ragazzino per un doppio fallo si poteva magari tirargli un orecchio, ok, per educarlo, però comunque ci può stare. Poi il calcio di rigore, non, preferisco non parlarne perché in quella zona di campo devi prendere decisioni importanti, non devi. Sul gol annullato a noi nel secondo tempo, lì ho capito la competenza, ma io come ripetisco, i direttori non li alleno. Sul fuorigioco segnato, quando ci hanno annullato il gol, il direttore mi si è avvicinato e gli ha detto ma mi sembrava regolare, lui ha detto no, mister, dia retta a me perché erano in linea. Allora non vi dico altro, ma ha detto che erano in linea, che quindi essendo in linea era fuorigioco. Mattia Rega, siete rimasti con un uomo in meno già sin dalle prime battute, quindi in difficoltà, una partita in salita appunto per quel motivo lì. Sì, siamo stati sfortunati ma anche non attenti su quegli due errori che abbiamo fatto. Secondo me il rosso era eccessivo, però accettiamo e andiamo avanti. Il mister ha qualche dubbio anche sul rigore? Sì, diciamo che... Era appena entrato in area effettivamente il giocatore e forse ha accentuato la caduta? Sì, diciamo che ci sta, un attaccante accentua la caduta, l'arbitro l'ha fischiato. La forza della Rona è anche quella dei volontari, dei dirigenti che hanno permesso di giocare su un campo in perfette condizioni, togliendo subito la neve finché era fresca. Certo, questo è stato fatto 2 settimane fa perché ci tenevamo a giocare e dobbiamo dare atto che ci ha dato una mano il signor Castelli, come al solito, che è un amico, l'ho chiamato. Ex presidente, e mi è venuto a spalare tutti e due i campi, non uno solo, anche l'altro, per l'allenamento per il settore giovanile. Quindi una Rona in discesa, adesso o ancora in salita?
Ma noi siamo qui ogni... Strada spianata, potremmo dire, dopo che abbiamo tolto la neve. Sicuramente, ma noi ci dobbiamo divertire, come ho detto all'inizio del campionato, noi avevamo e abbiamo rispetto per tutti, ma paura mai per nessuno. L'ho detto a giugno e lo ripeto adesso. Dunque, abbiamo sentito le parole di Antonio Notto, che faceva anche riferimento ai lavori, all'impegno che è stata messo in campo della Roma per giocare la partita 2 settimane fa. Allora chiedo a tutte e due: quanto falsano i campionati queste partite che si giocano, non si giocano, qualcuno ha 2 partite in meno, qualcuno ha 1 partita in meno, qualcuno la recupera il giovedì e poi la domenica c'è lo scontro diretto? Cioè, è chiaro che non si può fare dei rinvii preventivi, però non è bello magari vedere delle giornate in cui si sono giocate 2 partite e le altre no. Diego e poi Stefano. Beh, diciamo che possono sfalsare, condizionare comunque chi deve disputarle. Se vengono recuperate a breve, tutto sommato non c'è neanche il problema, perché ad esempio questa settimana, mercoledì ci saranno i recuperi, tutto sommato si ritorna a regime. È logico che il grosso problema era di capire a priori se forse non era il caso di far slittare, visto che c'erano comunque molti, molti rischi di rinvii. È logico che soprattutto va a condizionare alcune partite, perché io vedo lo stesso Fumarco che ha giocato ieri, deve fare già 2 recuperi tutto, cioè magari per dire anche noi che abbiamo anche la Coppa, se dovessimo andare più là a slittare rischi di avere dei problemi. Stefano, visto anche voi, lo avete... Voi stesse, no? Avete giocato mercoledì in recupero, sì. Avete giocato ieri. Ma guarda, io ti dico, secondo me è un fattore che comunque può aiutare e non, in quanto come noi abbiamo giocato domenica quando abbiamo visto il risultato del Trecate il giorno prima, quindi potevamo dire dobbiamo vincere per forza e quindi potevi arrivare più carico, ma dall'altra parte avevi più pressione per portare a casa il risultato, perché sennò avevi perso altri 2 o 3 punti. E quindi secondo me è un po', puoi vederla in tutti e 2 modi, sia una cosa positiva che una cosa anche negativa. È più facile per chi rincorre o è più difficile per chi rincorre, no? Questa è una bella domanda. Guarda, secondo me nessuno dei due, in quanto chi rincorre comunque deve stare lì col fiato sul collo alla squadra che è davanti, senza perdere punti o comunque ingabolarsi in domeniche sbagliate. Mentre per chi è davanti deve scappare, anche lui appena perdi 2 punti senti già la pressione da dietro, quindi devi essere sempre lì sul filo del rasoio e comunque dare sempre il massimo e cercare sempre di fare risultato. Diego, poi ci sentiamo un'intervista di Piero Mulè Dormelletto. Vabbè, concordo anch'io pienamente, sono anch'io di questa idea, cioè, ripeterei le stesse. Vince più forte alla fine della fiera poi sempre. Ma tendenzialmente sì. Poi dipende, se 2 squadre sono molto equilibrate può capitare che basta quel mezzo, se una squadra poi dimostra di essere più forte, dimostra continuità, sì, alla fine sono anch'io dell'idea che alla fine i valori... Ovviamente vale per tutto il calcio, dalla Serie B in giù, perché per la Serie A non conta quello, cioè nel senso tu che sei interista hai una visione diversa del calcio in Serie A. Mi sono messo il cuore in pace. No, non è il cuore in pace, però dice, quando vince la Juve è perché è stata aiutata o perché non perché era più forte. No, scherzo, Diego. È più forte. Sai che dovevo punzecchiarti su questo. Vabbè, certo. E ci sentiamo dormire a piedi morire alle interviste. Mister, una partita che sembrava essersi messa un po' in salita, dopo nemmeno 15 minuti avete preso l'1-0, ma poi i suoi ragazzi hanno continuato a spingere sull'acceleratore e è arrivato il pareggio. Sì, ho detto nell'intervallo ai ragazzi, la quarta rete in 2 partite che praticamente ci facciamo da soli, quella subita oggi come le 3 di domenica scorsa. Dobbiamo sicuramente limitare queste amnesie difensive, perché sennò poi oggi poi ci siamo ripresi bene, a differenza di domenica scorsa siamo riusciti a cogliere quantomeno un pareggio, che però lascia un po' di amaro in bocca. Credo che le occasioni più grosse le abbiamo avute noi, soprattutto quella nel secondo tempo di Guendalini, che vabbè, è un errore clamoroso, ci può stare, però è stata veramente clamorosa. E, bene la reazione, dobbiamo sicuramente limitare al massimo questi errori, che queste 2 partite sono tutti tramutati in rete subite, e dobbiamo ripartire da lì. Quest'oggi una partita che sembrava essersi messa sulla retta via con la rete dopo neanche 15 minuti, poi il Dormelletto però ha continuato a spingere sull'acceleratore e vi siete fatti recuperare. Sì,
pari forse è giusto. Noi abbiamo giocato fino a quando abbiamo segnato e poi è venuto fuori Dormelletto, che comunque non è che ha fatto qualcosa in più di noi, però è andato a cercarsi il pareggio secondo me meritatamente. Domenica prossima ospiterete la Synergy, che ieri ha battuto con un 4-1 la Romentinese. Ma contro di noi giocano tutti col coltello fra i denti, quindi che sia Synergy o che sia Rona, ogni partita è importante. Bisogna cercare di giocare meglio e cercare soprattutto di giocare al calcio, cosa che oggi abbiamo fatto poco. Volevo cogliere l'occasione perché volevo fare un saluto particolare a una donna che è andata via troppo presto in un incidente stradale venerdì sera, a Claudia Bersani, e voglio dire a lei soprattutto di continuare a sorridere come faceva qua anche da sopra, su lì. Presidente, quest'oggi con un pareggio avete visto la Rona iniziare a prendere il suo cammino? Ma io francamente il risultato della Rona mi interessa in questo momento poco. Interessava a noi fare il risultato, sotto tanti aspetti bisogna pensare che un punto a Dormelletto fuori casa è sempre un ottimo risultato. Ricordiamoci che il Dormelletto è una delle poche squadre che ci ha battuti all'andata, e ricordiamoci che anche abbiamo fatto un punto con una prestazione non delle più belle che abbiamo fatto, e quindi insomma quando già non fai delle prestazioni granché belle, venire via da Dormelletto con un punto, bisogna essere contenti perché si muove la classifica, stiamo sempre lì davanti e notiamo bene che Dormelletto è subito dietro di noi, quindi insomma aveva delle enormi motivazioni anche loro, perché vincendo potevano accorciare ulteriormente la loro classifica e venirci proprio a prendere. Quindi insomma diciamo che io sono sempre contento, un punto fuori casa va bene, non è mai da buttare via, anzi è soprattutto tenuto quando non abbiamo fatto una grossa prestazione, quindi benvenga, è un buon punto. Insomma, stavamo commentando l'errore, la porta vuota capita, no? Anche ai migliori, di Guendalini. Tornando alla classifica di promozione, no? 4 punti tra Rona e Piedimulera, 9 adesso tra Rona e Oleggio, in attesa poi del vostro recupero. Chiedo a entrambi, a questo punto è un duello a Rona-Piedimulera con l'incognita possibile Accademia, Diego e Stefano? Ma ora come ora la classifica dice che Rona e Piedimulera sono quelle che se la stanno giocando e stanno rispettando un tabellino tutto rispetto, per cui in questo momento sì. Poi c'è spazio anche per tutte se davanti rallentano. Stefano? Ma vedendo la classifica comunque ci sono 4-5 punti dalla seconda e la terza, quindi in Gaboli in due domeniche negative la squadra che c'è che rincorre può essere lì. Poi bisogna vedere un po' sui campi, le partite, i sconti diretti, eccetera. Dormelletto che ha rifilato, scusami, Accademia che ha rifilato la manita al Fomarco, andiamo a sentirci le parole dopo questo 5-1 con un Fomarco decisamente rimaneggiato. Mister, partita difficile, siete riusciti a tenere fino a quando poi una sfortunata deviazione vi ha costretto ad andare in svantaggio e non siete poi riusciti a ritornare in partita. Non è solo una sfortunata deviazione, eravamo conciati così 2 mesi fa a Dormelletto, siamo conciati così oggi. Io penso che nessuna squadra possa regalare 6 giocatori del calibro di Nino, Appetito, Margarori, Rota, Trentani, non possiamo, ogni domenica ci mancano veramente troppi giocatori. Con questo siamo stati in partita nel primo tempo, abbiamo fatto noi 2 gol su autorete. E più di così sinceramente questi ragazzi, onestamente più di così non possiamo fare. Avete provato anche in avvio di ripresa a rimettervi in carreggiata, ecco, secondo lei può questo Fomarco lottare per uscire dalla zona calda? Assolutamente sì, se abbiamo la fortuna che adesso so che 2 giocatori non li posso recuperare come Nino ed Appetito, gli altri 4 conto di recuperarli al più presto, quindi sono sicuro che noi da questa zona calda usciamo fuori. Una partita insidiosa, perché quando si riprende, come tutti sanno, è sempre difficile ritrovare subito il ritmo gara e la lucidità necessaria. Il Fomarco, che aveva tante assenze importanti, ha messo dinamismo, cuore, ha cercato di fare il possibile per crearci difficoltà e ci è anche riuscito nei primi minuti. Poi
abbiamo sbloccato la gara con l'autorete e questo ci ha reso sicuramente più semplice il percorso della partita. È stata una partita importante perché era importante ritrovare subito la concentrazione giusta e quindi sono soddisfatto del risultato, soprattutto sono soddisfatto del fatto che la squadra abbia per tutta la partita mantenuto una buona attenzione e una buona concentrazione. Anche perché adesso l'Accademia Borgomanero è chiamata a altre partite, a tre partite in 8 giorni, compreso anche il recupero di campionato contro la Dufour Varallo. Sì, questa fase iniziale con il recupero da fare mercoledì e con la serie di scontri diretti che ci aspettano da qui in avanti è particolarmente delicata. Se vogliamo mantenere questa buona posizione di classifica dobbiamo assolutamente farci trovare pronti. E il fatto di giocare anche un turno infrasettimanale per noi dilettanti è sempre estremamente impegnativo e dispendioso e quindi dobbiamo contare innanzitutto sulla disponibilità e la buona condizione di tutti e poi lavorare seriamente per riuscire a recuperare anche le energie giuste e presentarci la domenica che verranno nella migliore condizione. Dunque, la domanda che ti faccio, Diego, è questa, e se la fanno, me l'hanno chiesto di fartela alcuni vecchi tifosi del Borgomanero, appassionati di calcio. L'Accademia ha vinto il bando, correggimi se sbaglio, per la gestione del comunale, che era in condizioni disastrose. A che punto è la situazione dello stadio di Borgomanero e soprattutto se c'è l'intenzione, quando saranno ultimati i lavori, rifatto il campo da parte dell'Accademia, di fare del comunale la propria casa? Sì, diciamo che abbiamo partecipato al bando, ce lo siamo giudicato, anche se però adesso è tutto un po' sotto condizione perché devono essere svolti dei lavori, per cui non è ancora tutto definitivo. L'idea potrebbe essere quella di ritornare là, ma prima di fare ogni scelta è tutto subordinato al fatto che devono essere fatti degli interventi. Noi ci occuperemo del campo, ce ne stiamo già occupando con interventi per sistemare un campo che purtroppo era in condizioni disagiate. C'è tutta una parte strutturale che è di competenza del comune, per cui è un po' tutto subordinato. Sicuramente ci potrà essere la possibilità e anche la volontà di andare, anche perché quando eravamo in prima categoria qualche partita, quando c'è stata la possibilità, l'abbiamo anche fatta. Se ci saranno le condizioni e tutto, non lo escludo sicuramente. Voi giocate al Boroli, no, Stefano? Sì. Quanto è importante per una squadra come la vostra, che gioca sempre al calcio, avere una struttura come il Boroli, no? Certo, siamo molto fortunati perché il Boroli è uno dei campi che per ora ho visto, uno dei campi migliori che abbia visto fino ad ora nel nostro campionato. Ha un manto erboso stupendo, prime giornate di campionato in casa era veramente quasi da Serie A. Adesso con la neve non so in che condizioni sia, però comunque il personale che ci lavora dentro ha qualità in questo lavoro e la società ci tiene a comunque preservare questo campo per tutto il campionato. Sembravi destinato a una grande carriera, no? Poi sei tornato adesso qui all'Interfarmaci. Che cosa non ha funzionato e può essere un nuovo trampolino di lancio per la tua carriera all'Interfarmaci? Bah, quello sicuramente sì, potrebbe essere un trampolino di lancio, anche comunque sono ancora giovane, diciamo 23 anni, nel mondo del calcio sei ancora un ragazzo. Cosa non ha funzionato? Penso diverse cose, se no sarei anch'io comunque in campionati un po' più importanti, diciamo. E sì, questa società mi sta trovando molto bene in quanto ho trovato dei compagni bravi sia dentro che fuori dal campo, uomini prima di tutto, e mi stanno dando una grossa mano comunque anche crescere a livello calcistico e personale. Diciamo che trovando comunque questa continuità che ho trovato quest'anno con l'aiuto del mister eccetera, diciamo che sto cercando di tornare un po' al gioco di calcio che avevo un po' di anni fa, che magari avevo perso con le varie esperienze più o meno positive o anche negative, e quindi diciamo che mi stanno dando una grossa mano sotto questo punto di vista. Diego, qual è il giocatore che ti ha stupito maggiormente nell'Accademia 2016-2017? Ma direi un giocatore in particolare no, perché comunque, ecco, noi possiamo dire che a differenza di molte altre squadre siamo un gruppo, no,
abbiamo tanti giocatori, non abbiamo magari quel giocatore che fa differenze che affronta gli altri. Se devo dire onestamente, magari che mi ha colpito molto è stato Di Iorio, che devo dire che è un giocatore di categoria superiore e che mi ha stupito favorevolmente. Ma ripeto, premesso tutti, perché comunque non c'è uno, potrei dire Cosentino che comunque segna, da Poletti, da Concheda, ognuno dà il suo apporto. Noi siamo una squadra che non abbiamo... Con tante infatti punte, c'è diciamo. Un po' il conto, perché magari come gruppo se lavori bene puoi vincere contro tutti e giocando. Se si inceppa qualcosa possiamo anche... pareggiare, perché avete avuto un periodo che avevate la pareggita, no? 5 pareggi consecutivi. Sì, abbiamo perso anche 2 partite male con Valdengo e Cavaglià, o abbiamo giocato, devo dire, male Omegna. Se uno vede la partita di Omegna dice che non siamo noi. Poi magari vedi quando ti ingrana tutto, giochi in Coppa e hai fatto 2 ottime partite con la Dufour-Vararlo o Domenico. Tutto. Hai parlato dell'Omegna, le parole di Gherardini e di Mister Sigo dopo il 2-2 tra Omegna e Dufour. Direi una partita strana, una partita che siete stati bravi a raddrizzare, potevate perderla sulle occasioni dell'Omegna, addirittura potevate vincerla, no? Sì, potevamo vincerla nel finale, ti ripeto, abbiamo concesso un po' troppo su palle inattive, su calci da fuori, cose che sapevamo di non concedere, non volevamo concedere. Poi è un campo ostico, qua ha fatto pochi punti, pochi hanno fatto punti qua, quindi era molto difficile, sapevamo che loro hanno 3 punti da noi. E niente, prendiamoci sto punticino che ci serve dopo una ripartenza. È un mese di preparazione sulla neve, sul ghiaccio, sul sintetico, era tutto un po' un rebus come la prima di campionato, no? Quindi dai, va bene così, miglioriamo gli errori e dove, mercoledì abbiamo l'Accademia da affrontare di nuovo sul sintetico, quindi non molliamo, stiamo sul pezzo e ripartiamo. Cosa significa questo punto nel vostro campionato? Quando eri stato da noi ospiti avevi detto magari guardiamo un pochettino alla zona playoff, è distante adesso? Sì, sinceramente è distante, poi ripeto, con gli scontri che abbiamo adesso, Accademia, Arona, Fomarco, sono tutti scontri importanti. Poi vedendo ieri la Synergy che vince 4-1 con Romentino, non c'è una partita che sia una partita semplice e questo campionato sarà così fino alla fine. Adesso cerchiamo la salvezza, poi quello che dicevo lo rivediamo alla fine, però so di avere una squadra di qualità, oggi avevo Lanza Callegaro fuori, Mangolini ancora a mezzo servizio, dobbiamo credere in noi stessi, avere un po' più di autostima, pedalare di più perché in questi campi se non pedali rischi di perdere. E boh, un punto giusto, bravi anche loro, perché comunque io li stimo molto, sono giovani, corrono, ci credono fino alla fine, va bene così, dai. Fabrizio, immagino tanto rammarico, è arrivato un pareggio che sta strettissimo all'Omegna, paradossalmente però si poteva anche perdere questa partita. Assolutamente sì, è stata una partita giocata molto bene dai miei ragazzi, purtroppo due disattenzioni, abbiamo preso 2 gol, abbiamo creato nel secondo tempo 3-4 palle gol nitide, però il calcio è questo, addirittura loro hanno fatto 3 tiri in porta, hanno preso un palo e 2 gol e niente, ovviamente la perdiamo anche, però i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, sono molto 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 soddisfatto della loro prestazione. Ecco, dopo Arona ti aspettavi una reazione, no? Avevi chiesto una reazione, avevi chiesto scusa ai tifosi, alla società per la prestazione dal 35esimo in avanti, la reazione oggi c'è stata, la prestazione c'è stata, un messaggio chiaro l'avevi dato tu alla squadra, il messaggio chiaro l'ha dato anche la squadra a te oggi. Assolutamente sì, ragazzi, domenica ci è venuto addosso un treno, perché è come se avessimo preso addosso un treno. Hanno reagito molto bene, peccato per la mancata vittoria che ci avrebbe portato in acque molto più tranquille. Però ripeto, questi ragazzi hanno un carattere enorme, perché non era facile dopo la sconfitta di Arona di domenica scorsa, nonostante avessimo giocato molto bene i primi 27 minuti, rialzarsi. Ce l'abbiamo fatto parzialmente, proveremo di rialzarci completamente dalla prossima settimana. Dunque, una partita strana quella di ieri che ho visto, rischia più il Fomarco o rischia più l'Omegna in chiave salvezza, Stefano e poi Diego? Ma allora, sinceramente, come organici sono 2 squadre che non capisco come facciano a essere. E poi lì lo ha spiegato Pettinaroli, cioè non puoi regalare 6 giocatori come il Fomarco regala da 3 settimane, su questo ha assolutamente ragione il mister. Esatto, cioè. Esatto, anche perché all'inizio del campionato il Fomarco era una delle squadre che comunque poteva e doveva far bene, poi si è trovato rimareggiato con tutti questi infortuni uno dietro l'altro e comunque diciamo che i top della squadra sono quasi tutti fuori.
quindi è anche difficile per il mister. Domenica c'è Marco Megna, è una partita spartiacque per entrambe. Questo sì, sicuramente. Diego? Ma io penso che, cioè, bisogna vedere anche come sono la situazione delle altre. Io non conosco onestamente il Ponderano, che pare stia attraversando una situazione di difficoltà. Si è smobilitato, la data mi aveva fatto una favorevolissima impressione. Mettiamo che sono in difficoltà, che possono essere mischiati così, ci sono altre squadre che se la giocano, il Briga si è rinforzato, un po' staccato, se sembra essersi ripresa la Synergy. Fomarco e comunque Fomarco Menia, il Fomarco si occupa dei giocatori in una squadra che non è da penultimo o terzultimo posto. E anche Lomenia, per quello che ho visto io in casa, noi abbiamo giocato male, ma loro l'hanno messa, se la sono giocata. Secondo me possono fare, poi ripeto, dipende come stanno nella seconda parte del campionato. Non abbiamo toccato un discorso con te, lo facciamo adesso, poi invece chiedo a Stefano se il Trecate è l'anti-Interfarmaci, posto che domenica c'è lo scontro diretto Trecate-Vogogna. Due parole anche sul vostro settore giovanile, no? Che è un po' il fiore all'occhiello dell'Accademia. Sì, per quanto riguarda il Trecate, io non conosco la... No, se vuoi rispondere, ti faccio rispondere. Ma no, io ribadisco il concetto che secondo me l'Interfarmaci è una squadra che non appartiene alla prima categoria. E lo dico anche perché per quello che ho potuto sentire, per quello che ho potuto anche apprendere... sono una società prima di tutto organizzata molto bene, per cui alla fine i frutti vengono. Secondo me già c'era stato quest'estate che dovevano partecipare a un campionato superiore, per cui secondo me l'Interfarmaci è di passaggio. Ecco, ha degli ottimi giocatori, qualcuno lo conosciamo anche noi che ha giocato da noi come Binei, che l'ho sentito e sta facendo bene, ha un ottimo allenatore che anche noi conosciamo, che abbiamo anche contattato, e secondo me hanno una squadra che può solo perderlo. Sul vostro settore giovanile, Diego? Sul settore giovanile devo dire che noi stiamo crescendo, stiamo facendo bene, vorrei appunto con l'occasione sottolineare anche i risultati, nel senso che dalla Juniore Simoniano che sta facendo bene, che è terza, le squadre agonistiche che si sono qualificate regionali, tra l'altro una, quella di Romanello, è in testa alla classifica. Per cui tutto sommato i frutti stanno facendo bene, e poi li vedremo anche con la promozione in prima squadra, perché noi abbiamo qualche giovane che è stato aggregato, qualcuno gioca, qualcuno un po' di meno, però c'è molto spazio per farli ruotare e penso che alla fine col tempo vedremo i frutti. Con l'occasione ringrazio, oltre che tutto lo staff tecnico, anche il direttore sportivo Sevi, il settore giovanile, gli altri che stanno occupando, che stanno facendo un ottimo lavoro. Stefano, Secco, Vogogna o Trecate è l'anti-Interfarmaci? Per quello che ho visto io in queste partite, secondo me il Trecate è quella squadra che ci ha messo più in difficoltà, sia a livello di gioco che comunque come a livello di organizzazione, è la squadra, appunto, ripeto, che ci ha dato più difficoltà. I risultati dicono anche questo, in quanto hanno vinto comunque di misura varie partite, mentre il Vogogna ho visto che ha fatto qualche passo falso in partite abbastanza alla portata della loro squadra. Quindi dico Trecate. Dici Trecate, tu facevi riferimento prima a Diego alla lotta salvezza, dove è imbischiata anche la Synergy, che ha ottenuto una vittoria importantissima sabato contro la Roventinese, le interviste di Alessandro Partesi. Una vittoria convincente, primo tempo 4-0, poi avete subito due rigori, il portiere è stato bravo a pararne uno, direi una buona vittoria per voi. Sì, ottima partita, ottimo primo tempo, secondo tempo ci stava che soffrivamo anche un po', abbiamo anche qualche piccolo acciacco, però li abbiamo contenuti molto bene, perché poi loro hanno rischiato tutto per tutto, sono molto forti davanti, però noi abbiamo sfruttato quelle che sono le nostre armi, la velocità, le ripartenze, il primo tempo la partita... può dirsi che era chiuso, ecco, diciamo. Ecco Moreno, era da tanto tempo che non giocavate, perché non avete giocato la prima della sosta col Fomarco e poi non avete giocato domenica a Ponderano, se non vado errato. Ecco, vedendo nonostante la vostra lunga interruzione, non vi è mancato il ritmo partita, perché primo tempo 4-0. Ma ci siamo sempre comunque allenati, perché noi abbiamo anche la fortuna di allenarci a San Francesco, che è comunque un campo in sintetico che ci ha permesso sempre di allenarci. Poi comunque i ragazzi si stanno allenando con intensità, con determinazione, con voglia, ho trovato un bel gruppo, quindi l'incognita era proprio questa, un mese e mezzo che non si giocava, volevo vedere un po' delle risposte, e le risposte ci sono state, insomma, diciamo.
Ecco, mister, quanto può essere impegnativa questa settimana, se non sbaglio, col triplo impegno? Avete avuto oggi la partita, poi giovedì e poi ancora domenica contro le due Solane, Fomarco e Piedimuli. È tutto impegnativo, noi dobbiamo cercare di fare partita per partita, adesso ci viene questa Tour de Force, purtroppo è scontato, adesso che dovevamo comunque giocare un po' più di volte, un po' più di continuo, ragazzi chiederemo sacrificio, però non c'è nient'altro da fare in questo momento, dobbiamo fare partita per partita, cercare di portare a casa tutti i più punti possibili, tenendo sempre la testa bassa e pedalare, come si dice. Perde 4-1 la sua Gomentinese contro la Sinergy Verbania, ecco, non so se ricordo con la mia disamina, nel primo tempo, nonostante il 4-0, avete avuto due occasioni clamorose dove è stato bravo Fabriani, prima solo 0-0, poi se non sbaglio sul 2-0, a dirvi di no, e probabilmente lì la partita, andando all'intervallo per la sua squadra con un punteggio diverso, poteva cambiare. Sì, la tua disamina è corretta, però secondo me è da rimarcare l'atteggiamento sbagliato dei miei giocatori, perché non esiste prendere 4 gol il primo tempo, i miei 3 difensori, più i miei 4 centrocampisti non hanno fatto neanche un fallo, e abbiamo preso 4 gol, una munizione noi e una munizione loro, quando i loro difensori hanno fatto, no, nel senso che loro hanno fatto bene a far così, perché è giusto che il calcio non è solo giocare a calcio, ma ci vuole degli attributi, e la mia Romentinese non ha gli attributi. Pensavo che dopo il girone d'andata i ragazzi avessero capito questo discorso, invece purtroppo abbiamo fatto bene contro Melletto e purtroppo siamo ricascati. Quando andiamo a giocare contro squadre sulla carta meno tecniche di noi, pensiamo di essere bravi noi, e quando uno pensa di essere bravo va a fare queste figuracce qua. La presunzione è un difetto difficile da dar via. Allora, rimaniamo sulle parole di Paladini, le chiedo al dirigente e al giocatore, no? Perché sono simili, anche se le situazioni sono diverse, a quelle che ho sentito prima di Brando, che ha accusato la squadra di aver giocato col frac, di non avere messo la gamba nei contrasti, insomma la Juve Domo è prima classifica, la Romentinese non ha rispettato quelli che erano gli obiettivi, visto che erano delle grandi candidate alla vittoria di questo campionato. Allora chiedo a Stefano e a Diego come reagisce un giocatore dopo le parole che arrivano dritte al cuore, no? Insomma, ha detto che l'approccio è stato sbagliato, non si gioca così, non è la mia Romentinese. Come reagisce martedì nello spogliatoio un giocatore? Ma secondo me può reagire in due modi: una, prendere di petto e comunque arrabbiarsi e sentirsi preso in causa, eccetera, oppure l'altro modo è quello di raccogliere comunque le cose positive di quel discorso, farne proprie e dimostrare in settimana e poi la domenica successiva che quello che pensava il mister non era vero. Quindi dipende, anche il gruppo lì è molto importante, in quanto magari hai quei due, il capitano, il vice capitano, comunque quei due giocatori di esperienza che ti aiutano a passare, andare oltre le parole comunque dure del mister, e quindi lavorare tutti insieme e remare tutti nella stessa posizione. Diego, da dirigente invece? Sì, diciamo che dipende molto dal gruppo, perché non è facile, dipende molto dalla reazione. Noi non abbiamo mai fatto discorsi di questo spessore, magari poi può essere un nostro limite, perché noi lo sanno i giocatori, nel spogliatoio entriamo. Ma io poi, scusami, volte... meno male, cioè a me piacciono queste interviste, perché altrimenti sì, no, sentiremmo il disamine solito, abbiamo giocato bene, abbiamo giocato male, c'era un rigore, non c'era un rigore, invece quando qualcuno va fuori dal seminato in senso buono e dà degli spunti di discussione, ben venga. Ecco, allora dicevo che appunto noi non siamo mai intervenuti, per cui dipende appunto da come lo recepisce l'ambiente e la squadra. È anche vero che ogni tanto, non dico con questi toni, un intervento forte, questo potrebbe essere un po' il nostro limite. Faccio un esempio: noi cerchiamo di intervenire, di tenere un po' filo soft, cercando di responsabilizzare. È anche vero che se uno vede i risultati, se uno vede Tabozzi come interviene, no, non usa questi toni, però se uno lo sente è molto carismatico, forte, per cui riesce a trasmettere questa cosa. Poi se c'è il giocatore che lo recepisce male, se invece però visto che comunque i risultati gli danno ragione, vuol dire che a volte... Se per Tabozzi tutti i suoi giocatori si butterebbero nel fuoco, no? Era così a Omegna e così a Piedimolera. Quindi... È per quello che secondo me hanno qualcosa di più. Sì, sono d'accordo. Chiudiamo il quadro delle interviste con quelle relative all'1-1 tra Briga e Cavaglià. Riacciuffata per un pelo. Sì, è vero, è partita dura, tosta, difficile, il campo anche se apparentemente bello, però sotto molto duro e ghiacciato. Sarà dura, noi eravamo purtroppo da un mese e mezzo dove abbiamo fatto una partita e mezza,
in una condizione anche come rosa particolarmente dura, però siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Porto a casa un pari anche col Briga, anche se sono ultimi, però in questo momento è una formazione che ha fame, ha quel cuore e ci mettono quella cattiveria agonistica giusta per provare a venire fuori dall'ultimo posto. Per noi un punto che porto a casa con molta felicità e contentezza. Il punto dei rimpianti. Sì, tanti rimpianti, perché oggi al termine di questa partita qua un risultato era giusto, solo la nostra vittoria. Poi purtroppo sbagliamo tanti gol, ci si mette l'arbitro che non ci dà i rigori e finiscono così. Purtroppo sono due punti buttati al vento, però ho visto una bella squadra, cioè abbiamo costruito tanto. Peccato, veramente peccato. Il Briga ha giocato bene e ha giocato anche con il cuore oltre che con la testa. Abbiamo visto, a parte vabbè, il gol di Omar Papa, sempre splendido, una rincorsa di Papa all'interno della propria metà campo, facendosi 40 metri, un po' il simbolo di questo Briga, però Papa deve spartire un po' tutto con gli altri, perché hanno giocato tutti con un grande attaccamento alla maglia. Sì, sì, la squadra c'è, il gruppo in questo momento qua sta venendo fuori, Papa è un punto di riferimento, è il capitano e certamente è un gran giocatore, meno male che è venuto a giocare da noi. Certo, il comportamento di tutti veramente c'è da sottolinearli e c'è da avere proprio ad essere orgogliosi di questi ragazzi. Ripeto, peccato, una piccola disattenzione difensiva ci ha portato a questo pareggio immeritato. E poi ripeto, ci si mettono anche gli arbitri, boh, anche perché ho visto un atteggiamento diverso. Quando c'è stato da recuperare del tempo è andato con un atteggiamento aggressivo nei confronti del nostro portiere, mentre nel loro ha fatto finta di niente, e questo mi fa un po' girare le scatole, ecco. Però lasciamola lì, non fa niente, ecco. Dal punto di vista tecnico della partita, allora, Kerem Ateng è dovuto entrare dopo 25 minuti per il brutto infortunio che ha subito Corvino, che è uscito sanguinante, speriamo non sia nulla di grave. E per quanto riguarda Kerem Ateng, forse non era meglio tenerlo un po' più sull'esterno invece che sempre nel centro del campo, nella zona centrale? Ma allora, quando noi siamo partiti con un 4-5-1, poi quando si è fatto male Corvino abbiamo buttato per il 4-4-2 e paradossalmente 4-4-2 con le due punte, poi paradossalmente siamo andati meglio. Kerem Ateng doveva trovare quegli spazi per entrare supportato da Papa e con anche aveva il compito di disturbare il loro centromediano metodista. Penso che l'abbiamo fatto abbastanza bene. Certo, deve entrare un pochettino un po' di più nei nostri schemi. Più lo rivedo, più mi chiedo come non abbia dato calcio di rigore il direttore di gara. Sarebbe stato il rigore del 2-1 al 92esimo, poteva cambiare, cioè qua si decide un campionato, quindi immagino che il presidente Ottone non sia molto contento e ne ha tutte le ragioni. L'ultima domanda che vi faccio è questa, Diego, e poi a Stefano, relativamente alla società Accademia, no? L'impressione che magari qualche volta si ha dall'esterno è che magari vi accontentiate un pochettino, no? Negli ultimi anni, può essere un limite, cioè magari dopo l'inizio di campionato mi viene questo da chiederti, dove a un certo punto le due grandi delusioni erano il Fomarco, quando aveva ancora tutti i giocatori a disposizione, non adesso, e l'Accademia. Quindi magari qualche volta non conviene alzare la voce, o magari l'avete anche fatto, io non lo so. Sì, diciamo che non è che appunto noi siamo accontentati, noi stiamo rispettando quello che è un po' gamba, contando che siamo in realtà che da pochi anni che è sulla scena. Abbiamo programmato in prima, siamo riusciti a vincere, lo secondo anno in promozione, siamo consapevoli di un inizio stentato quest'anno come anche l'anno scorso, che titolavamo penultimi. Non mi sono piaciute come anche la società certe partite, alcune sfortunate, bisogna anche riconoscere che abbiamo fatto molti pareggi, ma se uno vede le partite con Fomarco, Romentino e anche lo stesso Piedimolera, meritavamo di vincere, però sono stati bravi gli altri a quantomeno a raccogliere il pari. Abbiamo fatto certe partite come Cavaglia e Valdengo proprio inguardabili, abbiamo giocato male, abbiamo meritato di perdere e abbiamo detto no, qua bisogna e lì abbiamo alzato la voce in senso costruttivo, cioè bisogna lavorare, noi cerchiamo di migliorare, dobbiamo risalire la china e stiamo. Quindi la voce l'avete un po' alzata. Sì. È davvero una società non di prima categoria l'Interfarmaci, lo chiedo a te,
Stefano? Ma sicuramente sì, perché dentro, come ho detto prima, non ci fa mancare né dentro né fuori dal campo. Siamo circondati di uno staff molto competente, dal direttore sportivo al magazziniere, all'accompagnatore, al direttore generale, al mister, al proprietario atletico, comunque tutta gente che ci mette il cuore in quello che fa e ci aiuta nel massimo nelle loro capacità, in quanto quando arriviamo non manca mai la maglia, non manca mai la felpa, è tutto lavato, tutto pulito, alla domenica abbiamo tutto per poter far bene. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista hanno un'organizzazione non da prima categoria. Perfetto, io ringrazio Stefano, ti ringrazio, in bocca al lupo, grazie Stefano, grazie Diego De Giuliani, grazie a voi e augurissimi per il big match Juve-Inter domenica alle 20:30, ti faccio tantissimi auguri Diego. Grazie, speriamo di giocarcela. Mi sta per mandare al diavolo. Dai, lo fai che... Io ringrazio Diego, sempre un piacere, ci vediamo lunedì prossimo con Dilettanti per Dire.